Ciao, è da un po' di tempo che volevo fare questo video e non so per quale motivo ancora non l'avevo fatto, quindi mi è venuto in mente adesso e lo sto facendo adesso. Il tema di questo video ovviamente sarà: si può manifestare una persona specifica o non si può manifestare? Perché io dico che si può manifestare, poi altre persone dicono che non si può manifestare, altre persone dicono che si può manifestare e così via dicendo. Ovviamente mi scrivete e mi dite: Nicola, io ho visto un video in cui si dice che non si può manifestare una persona specifica, perché tu sostieni che si possa fare? Qual è la verità? Il punto è che non esiste una verità se non quella che noi crediamo che sia la verità. Perché quella che io percepisco come verità la proietto dalla mia mente al 3D e ovviamente il mio 3D mi confermerà che sì, è possibile. Stessa cosa vale per chi non crede che sia possibile manifestare una persona specifica. Il 3D della persona che non sostiene che sia possibile confermerà che non è possibile. Quindi qualsiasi sia la tua credenza, avrai in entrambi i casi ragione. Joe Dispenza afferma che tutte le possibilità del campo quantico esistono nel momento presente come potenzialità elettromagnetiche. Pertanto, se vuoi realizzare qualcosa di illimitato, è bene che tu ti senti limitato. Quando rimani sorpreso da un'esperienza sconosciuta che sembra uscita dal nulla, è perché tu l'hai creata dal nulla. Quanto più elevata l'emozione che provi, tanto maggiore l'energia che trasmetti e l'influenza che avrai sul mondo materiale. E quanto maggiore la tua energia, tanto minore il tempo che impiegherà la manifestazione auspicata ad apparire nella tua vita. Quindi, qual è il succo di questo video? Che nessuno, tantomeno io, può dirvi se potete o non potete fare una cosa. Perché decidete voi. Ripensateci.